Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare l'attesissima recensione del Mi Band 2, il nuovo smart band di casa Xiaomi che arriva finalmente alla sua seconda generazione e introduce il tanto atteso e richiesto dai fan schermino OLED. Mi scuso fin da ora se ci ho messo un po' a fare questa recensione, ma volevo testare il Mi Band a pieno, infatti ce l'ho al posto da più o meno 2 settimane e mezzo, e in più aspettavo che mi arrivasse anche la Mi Scale, ovvero la bilancia della Xiaomi sempre, che si connette e si interfaccia col Mi Band. Come funziona la bilancia? Semplicemente dopo averla sincronizzata con l'applicazione Mi Fit, ogni volta che vi pesate il peso viene inviato al Mi Band, che poi successivamente lo invia a Mi Fit, e quindi avrete tutte il vostro bellissimo grafico con i cambi di peso eccetera, che vi farà vedere se siete ingrassati, se siete dimagriti, e oltretutto dal punto di vista del design questa è una figata. Ma arriviamo all'attesissimo Mi Band. Come potete vedere, per quanto riguarda le dimensioni, è leggermente più grosso rispetto alle sue versioni precedenti, ovvero il Mi Band 1 e il Mi Band 1S. Questo vuol dire che, a differenza appunto delle prime versioni, avrà bisogno di un braccialetto suo e di un caricabatterie appunto suo proprietario, mentre con le precedenti versioni si potevano tranquillamente intercambiare tra 1 e 1S, dato che dal punto di vista della grandezza e delle misure erano perfettamente uguali. Come al solito, per far funzionare il Mi Band bisogna sincronizzarlo e connetterlo allo smartphone tramite l'applicazione Mi Fit, che potete trovare gratuitamente sull'App Store, sullo store di iOS. Una volta sincronizzato, le funzioni sono praticamente le stesse delle precedenti versioni, solo che in più questa volta funzionano grazie al bellissimo schermo OLED. È dotato di un pulsantino che non è un vero e proprio pulsante perché non va premuto, ma è un dispositivo che recepisce il tocco. Tramite questo tocco possiamo intercambiare le varie schermate per vedere i nostri dati. Le schermate visualizzabili si possono anche queste impostare a proprio piacimento direttamente dall'app Mi Fit, e troviamo l'ora, i passi fatti durante la giornata, il chilometraggio, le calorie bruciate, il battito cardiaco e infine il livello di batteria residua. Per quanto riguarda il sensore di battiti, funziona un po' maluccio in questo momento. Contate che comunque è uscito da neanche un mese e quindi necessiterà sicuramente di aggiornamenti firmware più avanti, però molte volte fa fatica a trovarmi il battito. Si può inoltre abilitare l'accensione dello schermo col movimento del polso per far comparire l'ora. Anche il Mi Band 2, come le sue precedenti versioni, è dotato di certificazione IP67, che vuol dire che può essere immerso nell'acqua per un tot periodo, non potete tenerlo a mollo per 80 anni perché sennò si spacca, ma potete tranquillamente farvi la doccia senza nessuna preoccupazione. Io da quando ce l'ho al polso l'ho staccato veramente solo per metterlo in carica e mi sono fatto praticamente docce tutti i giorni. Sono inoltre presenti diverse funzioni aggiuntive come la sveglia, che secondo me è una delle cose più comode di tutti, perché una volta impostata l'ora il Mi Band vibrerà per svegliarvi e voi per spegnerlo basterà tranquillamente toccare lo schermo, e infine la possibilità di ricevere notifiche direttamente sul Mi Band dalle chiamate in arrivo e dalle app. In questo momento l'applicazione Mi Fit vi darà un supporto fino a un massimo di 5 applicazioni, e alcune tra le applicazioni presenti sui vostri smartphone avranno l'icona personalizzata di notifica, come ad esempio WhatsApp o Facebook. Nel caso non sia disponibile l'icona customizzata come su Gmail o Telegram, uscirà l'icona generica appunto app, ma molto probabilmente arriveranno tutte pian piano. Da quando il Mi Band per esempio hanno aggiunto WhatsApp e Facebook, che inizialmente non c'erano, e io spero con tutto me stesso che prima o poi mettano la possibilità di ricevere notifiche direttamente da Pokémon Go, che è uscito in sto periodo e sarebbe una figata, in quanto mi farebbe risparmiare l'acquisto del Pokémon Go Plus. Per quanto riguarda invece la batteria, che era uno dei punti forti delle precedenti versioni insieme al prezzo, devo dire che se la cava egregiamente. Se la prima versione del Mi Band, ovvero l'1, durava un mese e qualche giorno, questo Mi Band 2, nonostante abbia lo schermino OLED, mi arriva tranquillamente a 20 giorni. E infine il prezzo. Il prezzo, come al solito, è veramente ottimo. Io vi consiglio di acquistarlo da GearBest nel link qui sotto in descrizione, che lo vende in questo momento 35 o 39 euro, dipende dai giorni, insomma, a volte sale, a volte scende. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, io spero vi sia piaciuto, spero di avervi convinto, perché veramente questo è uno dei migliori acquisti che potete fare quest'anno su internet, insomma. Io mi ci trovo veramente da Dio, ho sempre avuto il Mi Band dalla sua prima versione, ecco, penso che le comprerò a vita fino al Mi Band versione 10 e sono stracontento dell'acquisto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che di non aver sudato troppo, perché ci sono 30 gradi dentro camera mia e sono chiuso con i faretti puntati per non far casino eccetera, e sto veramente impazzendo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!